cari gentili ministri, autorità, cari insegnanti, ragazzi e ragazze di tutta Italia. Oggi siamo ancora una volta qui insieme in quest'aula a ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, i loro agenti di scorta, partecipi della loro sorte con perfetta coscienza che voglio ancora una volta nominare. Non dovremo mai stancarci di nominarli, mai condensarli in una sola parola, le scorte. Dobbiamo dire sempre i loro nomi. Antonino Montinaro, Emanuela Voi, Agostino Catalani, Vincenzo Rimuni, Walter Re di Cosina, Claudio Treviglio. Ogni anno siamo qui a rinnovare la promessa che tutta l'Italia ha fatto loro dopo i tragici fatti di Capaci e di Aranone, la promessa di ricordarli sempre, di onorarne la memoria ogni giorno, di rispettare e condividere i valori e gli ideali che si rappresentano. Ogni anno, vi assicuro, l'emozione è sempre più profonda e i ricordi sempre più dolorosi per me come amico, come cittadino, come uomo delle istituzioni. Permettetemi di rivolgere un particolare, affettuoso saluto ai familiari delle vittime e un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato perché questo 23 maggio fosse ancora una volta una giornata speciale. Sono profondamente grato al Presidente Giorgio Napolitano che mi dà oggi la possibilità di parlare anche a suo nome nel trasmettere il senso di questo impegno morale fortissimo a proseguire con determinazione e tenacia il cammino sulla strada della memoria e del dialogo, sui fatti che il nostro Paese ha vissuto in quella primavera e in quell'estate del 1992. Giovanni Falcone hanno vissuto e lavorato per un ideale di giustizia considerata non solo come professione, ma anche, prima di tutto, come obiettivo, come valore. In fondo era il loro lavoro, semplice, onesto servizio. Troppo spesso in Italia questo essere semplicemente servitori dello Stato è stato pagato con la vita. A Palermo Giovanni e Paolo cominciarono a lavorare in modo nuovo, non solo nelle tecniche indagini, ma nella consapevolezza che il lavoro dei magistrati nella lotta alla mafia non poteva essere soltanto una distaccata opera di repressione. Era necessario che si trasformasse in una spinta verso un cambiamento culturale. Giovanni era una persona timida, sembra strano, ma dico così, seria, taciturna, ma in ironia e in un umorismo particolare. La sua qualità più evidente era la capacità di soffrire, di sopportare molto più degli altri, senza arrendersi mai. La sua tenacia era proverbiale. Giovanni si rialzava sempre, era allenato alla lotta, si riparava dietro un perenne scudo in una costante autodifesa. Aveva l'orgoglio di una dignità antica ed era restio a manifestare il minimo segno di debolezza. Quante sconfitte dopo ogni successo, quante delegittimazioni in ogni snodo della sua vita e della sua carriera. Quando scherzavamo sull'idea della morte con una ironia esorcizzante, Paolo era solito dire a Giovanni: Giovanni, finché sei vivo tu, io sto tranquillo. Dopo il 23 maggio 1992 l'espressione di Paolo, sempre tendente al sorriso, si
trasformerà in una maschera di tensione, di dolore, lo abbiamo visto nel filmato. Fu chiamato dalla sua coscienza a raccogliere il lascito pericoloso del suo amico e collega. E sebbene fisicamente e moralmente distrutto per la perdita di Giovanni, ne assunse la pesante eredità con la precisa consapevolezza che presto avrebbe seguito il suo destino. Aveva deciso di continuare e si era buttato senza un attimo di tregua nelle indagini, imponendosi ritmi massacranti con l'ansia di una vera lotta contro il tempo. Questo era il suo grande insegnamento. Andare avanti, pur sapendo quale destino ti attende. Voglio ripetere quello che rispondeva agli amici che gli consigliavano di andare via da Palermo, di mollare tutto, di lasciare il compito ad altri quando era arrivata la notizia che l'esplosivo era stato anche per lui. Non è amico chi mi dà questi consigli, diceva. Gli amici sinceri sono quelli che condividono le mie scelte, i miei stessi ideali, i valori in cui credo. Come potrei fuggire, deludere le speranze di tanti cittadini onesti? Già presso la camera ardente del Palazzo di Giustizia aveva predetto ai magistrati del suo ufficio, puntando il dito verso le cinque bare, ecco, il nostro futuro è quello lì. Giovanni e Paolo avevano provocato una vera e propria rivoluzione delle coscienze, trasformando la tanta rassegnazione alla convivenza con il fenomeno mafioso nella convinta reazione ad un sistema di malaffare e di ingiustizie. I loro valori, i loro ideali hanno aperto una nuova fase, dal silenzio complice di un tempo ad un consapevole risveglio delle coscienze. È un enorme passo avanti, incredibile per questa terra. Il paese, quello della gente comune, si è dimostrato straordinariamente ricettivo nel coltivare questa rinnovata coscienza civile. La mafia e le altre espressioni della criminalità organizzata rimangono ancora oggi un grave problema della nostra società e della nostra democrazia. Nel quadro di una crisi generale che l'economia italiana e europea sta affrontando, proprio ieri l'Istat ha fornito il dato che 8 milioni e mezzo di italiani sono in condizioni di grave povertà. La compenetrazione tra criminalità e attività economica è sempre più insidiosa e nascosta. La mafia si adegua alla modernità, ai tempi, si espande, come abbiamo visto, su tutto il territorio nazionale e ne travalica addirittura i confini. Le più recenti indagini rivelano sempre maggiori contatti e rapporti tra le organizzazioni mafiose italiane e le più importanti organizzazioni criminali internazionali. Un sistema organico per gestire i comuni affari illeciti, per coordinare l'utilizzo del denaro, dei nomi, dei mezzi, per spartirsi mercati e zone di influenza. In questa evoluzione internazionale l'organizzazione è diventata più flessibile e in grado di adattarsi in tempi rapidissimi a qualsiasi tipo di attività illecita. E la sua azione è tanto più penetrante in quelle regioni dove la crisi, la mancanza di lavoro, la disperazione favoriscono l'attrazione verso occasioni di lavoro sia pure irregolare e attività illecite con facili guadagni. Dove c'è delinquenza nessuno investe, nessuno porta la sua impresa, mentre le organizzazioni criminali trovano abbondante manovalanza e hanno tutto l'interesse a mantenere una condizione di sottosviluppo. Quest'anno i vostri lavori, i lavori delle scuole di tutta Italia hanno cercato di creare una geografia della legalità e di immaginare le nuove rotte dell'impegno. Per far questo, con la collaborazione delle forze dell'ordine, hanno evidenziato come in ogni regione, in ogni provincia, in ogni comune, l'infiltrazione criminale nel tessuto
politico, economico e sociale sia passato dalla previsione alla certezza. Ma allora chiediamoci, cosa è cambiato dopo 21 anni dalle strade? Il vento, per fortuna, soffia in un'altra direzione. Paolo e Giovanni ci hanno lasciato una grande eredità. Le loro idee vivono nella coscienza civile e nel lavoro di tanti, donne e uomini, ragazzi e ragazze, che scelgono ogni giorno di opporsi alla prepotenza, alla morte della coscienza, allo spregio della bellezza di questa regione, di questo paese. Chi rappresenta le istituzioni dovrebbe guardare alla loro vita, ispirarsi al loro esempio e richiamarsi alle proprie responsabilità. Lo Stato deve essere ed apparire forte, serio e credibile, rigoroso con coloro che lo contrastano, affidabile con i cittadini onesti. Per questo ritengo inappropriato sostenere che proposte legislative di contrasto alla mafia, alla corruzione, al voto di scambio e così via possano essere considerate divisive. L'unica divisione possibile nel contrasto alla corruzione è quella tra gli onesti e i corrotti. Questa è la divisione. Cari ragazzi, con voi e per voi abbiamo il dovere di non dimenticare, di non far morire mai questi nostri grandi amici e colleghi. Più tardi ci vedremo insieme davanti all'albero Falcone, quella splendida magnolia che è diventata il luogo della memoria condivisa, l'altare largo di coloro che non si rassegnano. Sappiate fare tesoro delle eredità che ci hanno lasciato. Non siate silenti dinanzi alle ingiustizie, non scoraggiatevi di fronte all'avversità, non arrendetevi ai potenti e ai prepotenti, ma preparatevi con lo studio, con lavoro, a lottare nella vita, per la vita, perché sappiate, come ci hanno insegnato, che non esistono forze invincibili. In questo giorno di commozione e di partecipazione, sotto l'albero sentirete la brezza scuotere le foglie della magnolia e spazzare via per un momento tutte le ingiustizie del mondo. Rievocate la sensazione di quella brezza ogni volta che vi troverete a fare delle scelte per dire no ai favoritismi, no alle scorciatoie, no alle lusinghe del potere. Questo è il testamento morale che ci hanno lasciato. Questo è il miglior modo di onorare chi ha dato la vita del nostro paese. Grazie.